questa volta non parliamo di Photoshop, né di Excel, né di Access, ma bensì di un programma completamente gratuito ed è un visualizzatore di immagini e si chiama Irfan Viev. Voi direte, vabbè, ce ne sono tanti. Beh, credetemi, questo è veramente potente, completo, e oltre a svolgere le normali operazioni che riguardano l'immagine, come copiare, incollare, eliminare file, con pochi e semplici passaggi crea presentazioni, pagine con miniature, web, scusate, pagine web con miniature, converte il nome in file, fa panoramiche di immagini, crea le nostre immagini in una pagina PDF. E oltre a questo anche cattura anche parti o anche completamente lo schermo. Ma vediamo subito invece di conoscere bene questo programma. Adesso siamo nella pagina, vedete, del sito di Irfan Viev, e qui dovete scaricare, praticamente sono tre file che dovete scaricare. Il primo è il programma vero e proprio, andiamo in download, e qui vedete io clicco sempre nel primo. Andiamo dentro questa pagina e scaricate da qui il file vero e proprio di InfarVR. Poi dovete scaricare la lingua, perché dovete scegliere poi, dovete poi portarlo in italiano, e qui guardate, vedete qui italiano e zippato, e poi anche i plugin. Plugin cosa servono? Servono per farvi vedere, per visualizzare tutte le immagini. Ad esempio, Irfan Viev vi visualizza tutti i file, anche compresi quelli di Photoshop, PDF, eccetera. Una volta che avete scaricato questi tre file, installate prima il software vero e proprio, poi il plugin, e per ultimo la lingua. Adesso vi faccio vedere come poi modificarlo in italiano. Questi sono i file scaricati, vedete questo qui è il setup, il programma vero e proprio, poi zippato c'è il plugin e la lingua. Una volta che avete scompattato questi due file, vi trovate poi due cartelle, una con il plugin, e qui fate partire il programma, l'installazione, e poi questa cartella della lingua. Quando aprite questa cartella, qui non c'è installazione, dovete prendere i tre file, poi copiarli, copia, poi andare nella cartella dove è stato installato Irfan Viev, e vedete ci sono tutte queste cartelle, trovate quella della lingua e li copiate dentro. Una volta poi avviato il programma, dobbiamo poi scegliere la lingua italiana, ma questo poi lo vediamo dopo. Dopo l'installazione vi ritroverete sul vostro desktop questa simpatica icona e adesso clicchiamo per avviare il nostro programma. Ecco qua. Allora, vediamo subito come installare la lingua italiana. Andiamo in opzioni, cambio lingua, poi naturalmente la prima volta ce l'avete in inglese e qui vedete, scegliete italiano. Una volta scegliete e fate ok. E InfarVR si è tramuto subito in italiano. Adesso qui vediamo subito, partiamo dal file, a questo punto andiamo in file e qui possiamo fare o aprire un'immagine singola oppure un'anteprima. L'anteprima si apre quest'altra finestra. Adesso io ho preparato per esempio una cartella di immagini, andiamo sotto immagini, paesaggi. Ecco qua. Una volta che abbiamo aperto questa la cartella delle immagini che ci interessano, possiamo naturalmente selezionarle, poi col tasto destro del mouse vedete sposta i file selezionati, copia i file selezionati, elimina i file selezionati, eccetera. E ci sono tantissime opzioni e guardiamo adesso piano piano le più importanti. Innanzitutto per evidenziare le immagini, possiamo mettere sulla nostra prima immagine, sull'ultima, poi cliccare Shift e Ctrl, vedete, e le nostre immagini si selezionano tutto, oppure opzioni, vedete, seleziona tutto, oppure posso selezionare la prima o sempre la quarta, vedete, premendo il tasto Ctrl.
una per una e scelgo l'immagine che voglio vedere. Poi andiamo sulla prima, possiamo cliccare direttamente sulla prima immagine, vedete, si apre la presentazione. Questa presentazione, adesso io premendo i tasti freccia, posso visualizzare tutte le mie immagini con i tasti freccia indietro e avanti. Qui abbiamo moltissimi comandi, ingrandisci, impicciolisci, fai il precedente, fai il successivo. Se clicchiamo qui, vedete, avviene la presentazione vera e propria che possiamo creare noi. Ora, automatica dopo 5 secondi, qui potete scegliere tutte le varie opzioni, casuale, poi dovete scegliere la cartella dove si trovano tutte le immagini che volete avviare la presentazione, raccolte, immagini, e poi paesaggi, come qua, scegliamo tutte e aggiungi. Dopodiché andiamo, opzioni schermo intero, carichi il nome dei file da un file di testo, questo non ci interessa per adesso, e avviamo la presentazione. Qua, vedete, premendo ESC usciamo dalla presentazione. Ora vediamo un po' come, per esempio, trasformare le nostre immagini. Quindi le selezioniamo tutte, andiamo in opzioni, scusate, file, e qui vedete possiamo fare, dunque, effettua trasformazioni in serie con i file selezionati. Clicchiamo e guardiamo questa finestra. Ora vedete, noi abbiamo selezionato le immagini e lui ce le mette qua sotto in questa finestra, e possiamo cercare i file naturalmente per tipo di file. Qui adesso sono tutte, vedete, .ipg, vedete? Però se ci fossero altri file tipo GIF o tipo BMP eccetera, possiamo scegliere solo quelle. In questo caso lascio così perché sono tutte .ipg. Ora possiamo togliere delle immagini oppure aggiungere delle immagini. Se dentro qui ce ne fossero delle altre, possiamo aggiungerle. E ci chiede, andiamo a vedere qua, converti in serie, possiamo convertirle, formato di destinazione, vedete, IPG, no, sono già IPG, quindi proviamo a cercare un altro, ad esempio, in TIFF. Poi, cartella di destinazione per il file, qui facciamo sfoglia, io ho già creato una cartella sempre immagini, dunque immagini, che paesaggi, però dentro esempi. Ok, ora qui vediamo altre altre opzioni, include sotto cartella, possiamo aggiungere sotto cartella, eccetera. Avviazione in serie. Vedete, si apre un'altra finestra e ci dice che ok, ci ha trasformato tutte le nostre immagini in TIFF. Adesso andiamo a vedere. Questa cartella paesaggi, dentro la nostra cartella esempi, ecco qua, le nostre immagini sono state tutte trasformate in TIFF. Allora, possiamo, adesso le cancelliamo, facciamo altri esempi, facciamo elimina, andiamo, manteniamo la nostra cartella vuota, possiamo da questa cartella, terminata la conversione, e andiamo ancora in anteprima. Mi stavo però scordando che naturalmente la presentazione potete salvarla, vedete, salvare la presentazione o anche masterizzarla su CD o DVD. Adesso torniamo. Alla nostra finestra principale. E andiamo a conoscere altri comandi.
selezioniamo ancora tutte le nostre immagini, tasto destro del mouse, e qui andiamo a vedere, per esempio, si possono salvare i nomi dei file selezionati come file txt. Infatti, se io, guardate, salvo i nostri file, ad esempio lo mettiamo in documenti e lo chiamiamo paesaggi, però lo mettiamo sempre nella nostra cartella immagini, paesaggi, esempi, salva, andiamo a vedere. Guardate, vedete? Qui abbiamo tutti i nomi dei file delle nostre immagini. E può essere anche questo molto utile. Poi andiamo a vedere ancora. Qua. Dunque, apre finestra PDF multipagine con i file selezionati. Clicchiamo. Lui, vedete, ha selezionato tutti i file. Poi qui possiamo sempre aggiungere, rimuovere immagine, eccetera. Poi salva nella cartella, facciamo ancora raccolte, immagini, sempre in paesaggi, però esempi, ok. Salva nella cartella, abbiamo fatto, poi il nome della multipagina lo chiamiamo paesaggi. Paesaggi e crea immagine PDF. Ci chiede salva in PDF, ok, salva. Ci chiede se vogliamo inserire una password, andiamo avanti, in questo caso non lo facciamo. L'operazione è completata. Andiamo a vedere, proviamo a aprirlo. Ecco qua il nostro file PDF con tutte le nostre immagini. Andiamo a vedere, vedete, sono tutte le nostre pagine formato PDF. Chiudiamo, cancelliamo ancora due file, lasciamo la nostra cartella completamente vuota e torniamo ancora nella nostra cartella delle immagini del paesaggio. Adesso vediamo un'altra opzione e qua, guardate, qui comincia invece un'altra serie, questa serie qua, salva le anteprime selezionate come immagini. Dunque, se io selezioniamo sempre la nostra cartella, eccola qua, immagini, paesaggi, esempi, e nome file, qui mettiamo paesaggio. Salva. Andiamo sempre a vedere la nostra cartella esempi. Vedete, ha creato un'immagine con le miniature dei nostri file e col nome del file sotto, su uno sfondo grigio. Allora, eliminiamo anche questo. Elimina. Poi, invece stavolta facciamo, salva le anteprime selezionate come singole immagini. Andiamo sempre raccolte, immagini, poi paesaggi, esempi, facciamo ok, andiamo a vedere anche qui la nostra cartella. Ecco qua, vedete, ci ha creato tutte le miniature delle nostre immagini nello stesso formato. Possiamo, cancelliamo anche queste. Mi accorgo però in questo momento che il tempo a disposizione per questo tutorial sta per terminare e mi raccomando, seguite il prossimo tutorial sempre su IrfanWeb, dove vedremo altre cose molto ma molto interessanti. A presto e alla prossima.